Finalmente in giro per l'Europa e forse udite udite anche in Italia ci si sta rendendo conto che i settori creativi e culturali sono un lavoro, o meglio un business, e addirittura possono essere un punto di incontro fra l'arte, il business e la tecnologia. Ma cosa sta succedendo? In pratica dall'inizio di settembre si può dire che si sia avviato un nuovo corso che garantirà un effettivo supporto dell'Unione Europea alle imprese culturali e creative, grazie a un nuovo progetto realizzato in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, che è l'istituto nazionale che dalla metà dell'Ottocento cerca di contribuire allo sviluppo economico del paese. In pratica che cosa hanno fatto? CDP e FEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti, che ha come obiettivo sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, hanno sottoscritto un accordo nell'ambito del programma che già conoscerete, Europa Creativa, per supportare l'accesso al credito da parte delle imprese che, come sappiamo, soprattutto in questi settori, ogni volta che vanno in banca a chiedere dei soldi si sentono rispondere picche, perché non hanno la possibilità di garantire spesso con beni materiali. Questo perché gli asset delle imprese creative e culturali, ovvero i beni che producono, sono spesso immateriali, impalpabili. Immaginatevi il progetto di una mostra, un'installazione multimediale, una performance, e quindi i finanziatori, ovvero le banche, ma spesso anche i commercialisti che devono poi redare i bilanci, non riescono a valutarne il peso, la consistenza economica, il valore. E poi perché il mercato comunque è abbastanza piccolo e poco stabile, di conseguenza è ritenuto abbastanza rischioso dalle banche o da chi deve tirar fuori dei soldi per finanziare questo o quel progetto. Comunque alla fine piccolo neanche tanto, se consideriamo che questo settore comunque dà lavoro a 7 milioni di persone in tutta l'Unione Europea e comunque rappresenta il 4,2% del PIL dell'UE. Quindi come funziona? Per rassicurare le banche e stimolarle a tirare fuori il grano, la Commissione Europea gli ha creato un fondo di garanzia che gli farà in qualche modo da assicurazione. In pratica dice: cara banca, tu i soldi li dai a questi tizi che vogliono fare questo o quel progetto, poi se loro non te li riescono a ridare ci penso io. Morale della favola: nei prossimi anni rischiano di essere finanziate circa 10.000 imprese che si occupano di audiovisivo, festival, musica, letteratura, architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio culturale, design, arte dello spettacolo, editoria, radio, arti visive. Quindi si va in banca con il proprio progetto e la banca stessa poi si rivolge al fondo di garanzia, che nel giro di qualche settimana ci dovrebbe dare una risposta in base alla credibilità o meno dell'operazione. Cassa Depositi e Prestiti quindi è questo intermediario fra il fondo e le banche. Sono previsti finanziamenti per circa 300 milioni di euro alle piccole e medie imprese italiane dei settori culturali e creativi. Nei prossimi 6 mesi dovrebbero essere finanziate circa 900 imprese e in totale l'operazione punta a raggiungere una cosa come 3.500 piccole e medie imprese nei prossimi 2 anni. Insomma, questa è sicuramente l'iniziativa più rilevante mai realizzata all'interno del programma Europa Creativa per quanto riguarda l'accesso al credito. In questa maniera quindi ci stimolano da un lato ad assumerci il rischio di impresa, ma ci danno anche la possibilità di pensare un po' più in grande, perché uno degli obiettivi di questa operazione è proprio quello di stimolare la crescita del settore. Come al solito però non sarà facilissimo accedere a questi finanziamenti, perché i requisiti di rendicontazione sono sempre molto complessi e spesso scoraggianti. Spesso e volentieri bisogna pagare consulenti, società esterne che se ne occupano, però diciamo che ci può stare, consideriamola una fetta dei costi del progetto. Bisogna dire che comunque è sicuramente una grande opportunità e bisogna essere pronti a coglierla al volo. Quindi da oggi i nostri progetti hanno la possibilità in più di essere realizzabili. Questo non significa ovviamente che qualsiasi masturbazione mentale ci viene in mente possa essere finanziata. Devono essere progetti seri, strutturati con una loro sostenibilità finanziaria, presentati come si deve, con tanto di business plan, budget, eccetera, eccetera.
Non è che vai in banca e dici mi servono 200.000 euro per fare la tal mostra e come d'incanto, puff, te li trovi sul conto corrente. Bisogna un po' sudarseli. Però è davvero un'ottima opportunità, per cui sfruttatela, sfruttiamola e continuiamo sempre a seguire Europa Creativa, che comunque è un programma sempre pieno di opportunità e a volte, come questa, di sorprese.